Non friggo molto spesso, ma quando lo faccio mi piace cuocere cibi preparati da me. Le mie amiche mi dicono che sono una pazza perché posso trovare le stesse identiche cose al supermercato. Ma vuoi mettere? A parte il divertimento, se anche te, come me, sei stanco di alimenti pieni di conservanti, allora questo è il video per te. Sto per mostrarti la mia ricetta segreta dei soffici sorrisi. Ci vediamo dopo la sigla. Se sei nuovo di questo canale, mi presento. Io sono Francesca e questo è il canale di Scola la Pasta, un canale di cucina prevalentemente italiana, poi anche con delle contaminazioni, con delle reinvenzioni, quindi se è la prima volta che vedi i nostri video scoprirai che io sono una donna che lavora, una mamma, lavoro tantissimo ma adoro cucinare, quindi io, quando ho un momento di tempo mi rilasso così, quindi impasticcio un po' finché non trovo la ricetta e la formula giusta e allora la condivido con voi. Questa ricetta dei soffici sorrisi si compone di tre parti. Andiamo a vedere innanzitutto gli ingredienti nel dettaglio. La prima parte è un impasto composto da farina, latte e burro molto semplice. Poi passeremo alla parte del ripieno, dove metteremo della mozzarella per pizza, mozzarella filante, e del prosciutto cotto, che andremo poi ad impanare con uovo e pan grattato. Ma dentro al ripieno metteremo anche la besciamella e tra l'altro partiremo proprio da questa per la ricetta. Partiamo dalla besciamella, sarà pochissima ma noi comunque la facciamo in casa, potrete anche comprarla, non importa. Io sono abituata a farla così, prima metto in tutto insieme sia il burro che la farina e li lascio sciogliere insieme a fuoco molto basso perché altrimenti si brucia tutto. Quando gli ingredienti si sono ben amalgamati, quindi il burro ha incorporato bene tutta la farina, verso tutto in una volta il latte freddo. Sembrerà di avere dei grumi impossibili da sciogliere, ma vedrete che man mano che il latte si riscalda, i grumi si scioglieranno. Non ci crede mai nessuno che in questa maniera i grumi si sciolgono. Infatti nella versione tradizionale della besciamella un tempo si faceva con il latte bollente. Invece vi assicuro che anche facendo così, senza sporcare troppi pentolini, si riesce a fare lo stesso. Ecco, in questa fase io poi aggiungo un pochino di sale. Eccoci, sta raggiungendo il bollore, adesso la teniamo ancora un minuto perché comunque la besciamella funziona così, bisogna farla cuocere, la farina deve cuocere per non avere proprio il sapore della farina non cotta. La besciamella è pronta, adesso la lasciamo qui così si può raffreddare perché ci servirà dopo per il ripieno. Mentre la besciamella si raffredda noi ci occuperemo dell'impasto, quindi mettiamo a bollire il latte. E quando avrà raggiunto l'ebollizione aggiungeremo il burro. E adesso aggiungiamo un pizzico di sale. Eccoci siamo, questo è il punto poco prima di bollire. Vedete quelle bollicine piccole piccole? Non ci sono ancora segni di bollore evidente. Questo è il momento in cui dovremo mettere il burro. E mescoliamo delicatamente per farlo sciogliere del tutto. Adesso è il momento di aggiungere la farina. La mettiamo tutta insieme e continuiamo a mescolare perché stiamo realizzando proprio l'impasto che dovrà essere girato completamente fino a che non spariscono tutti i grumi e che non sia completamente compatto. È il momento di spegnere. Questa è una fase molto importante in cui bisogna girare tantissimo fino a che non diventa un impasto davvero compatto. Ci siamo quasi, non si attacca più ai bordi, ma ancora vedo un po' di farina, quindi devo continuare. Bene, adesso è il momento di rovesciarlo. È un po' caldo, ma lo compattiamo. E lo lasciamo raffreddare completamente, coprendolo con della pellicola.
Siete pronti? Ora dobbiamo stendere l'impasto in una sfoglia sottile qui sulla spianatoia. Guardami insieme a me. Faremo in questa maniera. Intanto passiamo un po' di farina sul tavolo di lavoro. E cerchiamo di stenderla sottilmente. Più o meno uno spessore di 2-3 mm. Aggiungo ancora un po' di farina. Adesso prepareremo la nostra panatura e quindi metteremo il pan grattato qui in una ciotola. Mettiamo le uova nella ciotola e le battiamo per la panatura. Aggiungiamo un po' di sale. Qua siamo pronti e ora ci occuperemo del ripieno. Metteremo in questa ciotola il formaggio, che sarebbe la mozzarella per la pizza che ho precedentemente tagliato a julienne. Aggiungiamo un po' di besciamella. Metteremo una metà di quella che ho preparato, insomma, più o meno. E infine tagliamo a dadini piccoli piccoli questo prosciutto. Così sarà anche più comodo metterlo nell'impasto per il ripieno. Potete trovarlo anche già pronto, già tagliato a dadini piccoli, però quelli sono un pochino troppo spessi, quindi consiglio preferibilmente di usare del prosciutto piccolino tagliato molto fino. Voilà. La mettiamo tutto insieme e finiamo di preparare il nostro ripieno. Ed ora andiamo a creare i nostri soffici sorrisi, daremo forma al nostro impasto. Con un coppa pasta o una coppetta di questa dimensione andiamo a formare i nostri soffici sorrisi. In questo modo facciamo un bel cerchio, poi lo farciamo con il ripieno che abbiamo già preparato, lo riposizioniamo sul tavolo, lo sistemiamo un po' e gli daremo la forma del soffice sorriso. Soffici sorrisi, è il momento della panatura perché poi andiamo in frittura. Ho fatto anche la rima, una poetessa. Allora, li passiamo nell'uovo, però vanno ben sgocciolati, altrimenti poi l'uovo si incolla troppo nel panato. Poi li mettiamo nel pan grattato. E li adagiamo qui. Ecco i nostri soffici sorrisi appena panati. Possiamo prepararli anche qualche ora prima, anzi probabilmente ancora meglio, così li teniamo in frigorifero e si possono freddare e poi durante lo shock termico della frittura diventeranno veramente croccanti. Ora andiamo alla frittura con l'olio. Come faccio a sapere se l'olio è pronto? Mi sono lasciata un pezzettino di impasto. Ci sono le bollicine piccole, quindi la temperatura è giusta. Se poi invece siete bravi e avete un termometro, magari potete aiutarvi con quello. Non ne mettiamo tantissimi, ne metteremo solo due alla volta. In questo modo non si raffredderà troppo la temperatura dell'olio. Ecco, questa operazione che faccio è perché anche se c'è tanto olio, non è mai abbastanza. Quindi comunque per garantire una cottura uniforme si fa così. Lo giriamo almeno una volta, anche se teoricamente essendoci tanto olio non occorre. E vedremo che sono pronti quando sono belli dorati. E voilà, siamo pronti. E l'ultimo è pronto.
Beh, non mancheranno certo i sorrisi sulla vostra tavola con questi soffici sorrisi. Una ricetta facilissima, via, non ci vuole tantissimo tempo. Vi auguro davvero di gustarli con la vostra famiglia. E io vi saluto e vi aspetto sempre qui nella cucina di Scuola alla Pasta. Ciao da Francesca! No, che meraviglia! Wow!